gergo comunemente chiamate riserva da noi cacciatori. In realtà il nome corretto è zona di ripopolamento e cattura. Da qui iniziamo il nostro viaggio, che ci illustra quanto sia importante un'adeguata gestione di queste aree inibite alla caccia, le quali sono il fulcro fondamentale da cui gettare le basi per una corretta gestione del territorio e della fauna selvatica. Solo comprendendo fino in fondo l'eccezionale risorsa che rappresentano queste aree per la nostra passione, potremmo fare in modo che la fauna selvatica possa crescere nel numero e nella diversificazione delle specie, dandoci quindi la possibilità di praticare diverse forme di caccia, da quella stanziale a quella migratoria, che è diventata sempre più importante nel corso degli ultimi anni. La collaborazione fattiva che si è andata sempre più consolidando tra la ATC Val di Chienti Macerata 2 e la Federcaccia Sezione Provinciale di Macerata ha permesso di avviare alcuni progetti che stanno iniziando a dare i loro frutti e che in questo video cercheremo in parte di far conoscere, perché noi non siamo solo semplici cacciatori, siamo sempre i primi a scendere in campo per migliorare il nostro territorio, cercando ogni volta di ricreare quelle condizioni ideali per la fauna che ci possano garantire negli anni un incremento delle specie stanziali e fornire per quelle migratorie un forte invito alla sosta ed allo svernamento nei nostri territori. Cari amici, buongiorno. Oggi ci troviamo, dopo una splendida nevicata del giorno precedente, a vedere la nostra riserva, vedere soprattutto come è gestita e la funzionalità che ha la riserva nel contesto, diciamo, gestionale dell'ambiente, non solo per quanto riguarda la caccia ma anche per quanto riguarda l'ecosistema in generale. Ci troviamo precisamente all'interno della ZRC di Montelupone. Questo è un pezzo di riserva che ormai è più di 20 anni che è tenuta chiusa. È una riserva mista, troviamo dagli appezzamenti di terreno coltivati al bosco a comunque sia punti di incontro dove gli animali possono trovare il riparo ideale. Insieme a Federcaccia e a TC Macerata 2 abbiamo appunto focalizzato dei punti dove tenere degli appezzamenti di terreno che sono coltivati ma lasciati allo stato prato, in modo che gli animali, non solo le lepri e i fasciani, ma anche con nuovi progetti come il progetto Pernice e il progetto Starna, possano trovare il rifugio e l'alimentazione anche in questi periodi dove il freddo e la neve coprono il cibo naturale che invece potrebbero trovare. Precisamente abbiamo visto durante il cammino diversi colombacci. Ecco l'importanza di una riserva, non solo a livello istanziale ma anche a livello di migratoria. Poter creare un nucleo di colombacci all'interno di una riserva è poi, oltre che una bellezza per il cacciatore che ama questa caccia, e anche comunque sia un'attività che ormai praticano tutti, la caccia al colombaccio. Quindi ecco, spesso si dice abbiamo le riserve per poter cacciare altri animali, invece cerchiamo di capire che la riserva è un polmone naturale per tutto, non solo per la stanziale ma anche, ecco, appunto per la migratoria. Abbiamo visto diversi tordi, diversi merli. Dobbiamo arrivare a questo concetto che sì, giusto tenere aperti degli appezzamenti di territorio per poter cacciare, ma è anche giusto tenere chiusi e preservare dei determinati territori, come questo qui, dove in questo caso abbiamo veramente un nucleo di colombacci molto molto vasto. Adesso iniziamo il nostro giro di oggi, vi porteremo a vedere la cattura dei fasciani che stiamo facendo e vi porteremo a vedere anche delle piccole zone umide dove i cacciatori mantengono l'acqua non solo nel periodo della caccia ma anche nel periodo marzo-aprile, dove le micoli e anche le anatre possono trovare comunque sia un punto di sosta, un punto dove potersi alimentare. Andiamo. Canto. Senti? Sì.
Come stavo dicendo precedentemente, Montelupone è, insieme ad altri comuni, è qualche anno che ha iniziato a, diciamo, provare con questo progetto pernice. La pernice rossa è un animale che si adatta molto molto bene ai nostri territori e soprattutto molto prolifero, riesce a accoppiarsi velocemente e a fare anche delle belle covate. Proprio in questo momento, se il nostro cameraman ci aiuta, le possiamo vedere sotto l'olivo, proprio lì. Questa è una coppia, ormai in questo periodo le pernici si sono accoppiate, quindi questo è il riscontro importantissimo che possiamo dare a voi e dare prova anche agli altri comuni che le pernici rosse si accoppiano e riescono comunque a proliferare. Potremo vedere quindi delle piccole nidiate da qui a non molto tempo. Questo è il mondo che rappresentano i cacciatori, in cui ogni giorno dedichiamo il nostro tempo libero alle molteplici attività volte alla salvaguardia del territorio e della fauna selvatica. La realtà è proprio questa, perché nessuno meglio di noi conosce gli animali e le loro abitudini. Nessuno meglio di noi è in grado di ricreare quelle condizioni ideali per consentire la proliferazione delle specie. Oltre al nostro costante impegno per la buona riuscita dei progetti che in queste zone vengono sviluppati, riveste senza alcun dubbio importanza essenziale il controllo dei predatori, che all'interno di queste aree viene autorizzato dalla polizia provinciale. Infatti, oltre all'attività di cattura e rilascio degli animali nel territorio a caccia programmata, che viene seguito sempre alla presenza di una guardia venatoria, ci adoperiamo anche ad effettuare le catture delle specie nocive, come ad esempio gazza e cornacchia grigia, quando, sulla base di censimenti effettuati, vengano autorizzate le catture da parte degli enti preposti. Siamo al controllo mattutino delle gabbie per la cattura dei fasciani. Oggi è con noi il presidente provinciale Federcaccia Macerata, nonché presidente comunale Federcaccia Montelupone. La cattura dei fasciani, a monte di tutto c'è un censimento fatto al canto nel mese di aprile-maggio e imbattuto a settembre-ottobre. Da ciò riscontriamo tramite il nostro tecnico faunistico Andrea Brusaferro la possibilità di catturare e quando catturare, da un minimo a un massimo. Fatto questo, si chiede l'autorizzazione alla regione. Dopodiché, una volta autorizzati, inizieremo la pasturazione, normalmente attorno al 20-25 di dicembre, con mais e girasole. Dopodiché, normalmente verso il 20 di gennaio, piazziamo le trappole e dal 1 febbraio iniziamo la cattura, chiudendo le trappole. Purtroppo abbiamo avuto una sorpresa, tra virgolette, sgradevole, perché all'interno della gabbia non abbiamo trovato il fasciano, ma bensì un'istrice, che naturalmente libereremo subito nel massimo rispetto dell'animale. È normale, nonostante gli accorgimenti che facciamo per non farli entrare, mettendo un tondino sull'entrata, ma comunque sia, in questi contesti nevosi l'istice ha bisogno di alimentarsi, trova il gran turco, per cui lui entra tranquillamente, ma non crea nessun problema perché non lo liberiamo senza nessun problema. Ecco il nostro amico ospite che esce. Chiunque passi, comunque sia, ad andare a controllo dalle forze di polizia, la polizia provinciale, forestale, guardie volontarie o chiunque può verificare che la trappola è regolamentare perché c'è un sigillo della provincia e l'autorizzazione da parte regione
e provincia, per cui siamo pienamente nelle regole, per cui se qualcuno vede questa trappola posizionata chiama anche la centrale della polizia provinciale e può verificare che la trappola è regolamentare. Sì, sembra che qualcosa c'è nella trappola. Ci apprestiamo a avvicinarci alla gabbia insieme ai nostri collaboratori e andiamo a vedere cosa c'è. Finalmente abbiamo catturato una femmina di Faciano, la potete vedere all'interno della gabbia. Ora i nostri collaboratori Andrea e Luigi andranno a recuperarla e poi chiameremo la polizia provinciale come di consueto e la andremo a liberare nel territorio libero. Eccoci qua, i nostri collaboratori sono riusciti a prenderla. Come potete ben vedere non c'è assolutamente nessun segno sul Faciano, come vi dicevo la rete è essenziale, quindi la Faciana sta perfettamente in forma e adesso la andremo a mettere in una apposita gabbia in legno per evitare poi ferimenti durante il trasporto. Eccoci qua. E adesso telefoneremo alla polizia provinciale per comunicare che comunque sia stata effettuata la cattura. Buongiorno, sono la guardia Nazareno Galassi. Stiamo effettuando la cattura dei faciani e comunico che abbiamo catturato una femmina di faciano e mi appresto a immetterla sul territorio di gestione programmata. Ok, grazie. Comunque prendo nota, annotiamo. Perfetto, grazie. A voi, a voi. Buongiorno. Come dicevamo prima, la pasturazione viene effettuata a monte della cattura. La pasturazione viene effettuata con mais e semi di girasole e diciamo che il tranello che c'è dietro la trappola è che l'animale entra tramite questo indito alzando, spingendo l'invito, entra all'interno e naturalmente una volta entrato la rete ricade e non può più uscire. Il tranello è che naturalmente loro cercano da mangiare e quindi ecco, rimangono poi all'interno della gabbia. Abbiamo, come detto anche prima, un'apertura laterale per poi riprendere il faciano catturato. La cosa molto molto importante è togliere tutte le eventuali penne che il faciano naturalmente col girare all'interno della gabbia può lasciare, perché le penne sono comunque sia una spia di allarme per gli altri faciani che poi entreranno, quindi la pulizia deve essere maniacale. Adesso andiamo a lanciare l'animale. Bene, dopo aver avvisato la polizia provinciale, alla presenza di una guardia volontaria, abbiamo effettuato il rilascio del selvatico, una femmina di faciano, nel territorio della gestione programmata di Montelupone, come programmato tra ATC, Regione e Polizia Provinciale. Quello che voglio rimarcare è che tutto questo che viene fatto sempre e solamente da volontari, per cui ecco, grazie a chi collabora, sarebbe un costo insostenibile per la pubblica amministrazione, per cui se non ci fossero i volontari sicuramente la gestione sarebbe già finita in partenza. Siamo giunti al termine di questo primo viaggio in cui abbiamo illustrato il mondo in cui siamo impegnati. Siamo partiti da quella che riteniamo essere il punto di partenza per ogni progetto, la zona di ripopolamento e cattura.
nella quale ci impegniamo costantemente, avendo come unica remunerazione la soddisfazione nel vedere che i tanti sforzi fatti, le tante giornate dedicate all'ambiente e alla natura, ci danno i frutti sperati. È per questo, e per tutta la passione e l'impegno che mettiamo in ogni cosa che facciamo, che dobbiamo anche farci carico in prima persona nel verificare che siano rispettate le regole per garantire il massimo rispetto della fauna e dell'ambiente, perché non sempre le autorità preposte al controllo riescono a garantire la presenza su tutto il territorio. Quindi spetta a noi segnalare immediatamente ogni singola azione che dovessimo riscontrare non corretta. Noi siamo cacciatori, siamo amanti e rispettosi della natura e non abbiamo nulla a che fare con chi pratica bracconaggio e che rende vano tutto il nostro lavoro che dedichiamo alla natura e agli animali e che è fondamentale per consentire la continuità della nostra smisurata passione. Quindi dobbiamo contribuire a fare in modo che quella del bracconiere sia l'unica specie che venga fatta effettivamente estinguere. Abbiamo preso un maschio e una femmina di fagiani, proviamo a lasciarlo frutto libero.